Ci siamo svegliati in un'Italia profondamente cambiata. L'errore più grave sarebbe quello di non prestare attenzione, di non ascoltare in profondità questa domanda di cambiamento che si è espressa soprattutto nel voto al Movimento delle 5 Stelle di Beppe Grillo. Il centro-sinistra vince d'un soffio questa competizione elettorale, ma non guadagna l'autosufficienza, perlomeno nel Senato della Repubblica. Credo che una vittoria piena non è stata guadagnata perché un anno di governo Monti ha rappresentato la possibilità, soprattutto per Silvio Berlusconi e la destra, di inabissarsi, di separare il proprio volto dalle responsabilità del disastro che è stato compiuto in questi anni in Italia. Ed è cresciuta sulla base della reazione alle politiche dell'austerity, è cresciuta la rabbia, lo sconcerto, l'indignazione, il risentimento che ha invocato una specie di catarsi, un cambiamento forte, radicale. Io penso che oggi il centro-sinistra abbia la responsabilità di doversi presentare davanti alle Camere con un programma di governo che possa essere una risposta forte alla domanda forte di cambiamento. Dobbiamo prefigurare nei primi 100 giorni del governo di centro-sinistra quella svolta di politica economica e sociale, di politica del decoro istituzionale, della pulizia, della lotta contro ogni fatto corruttivo, contro ogni ombra, deve essere proprio, diciamo, l'agenda che aggancia quel sentimento di dolore e di indignazione che c'è nel paese. Non si può esorcizzare Grillo, non si può considerarlo come un protagonista della vecchia politica. Bisogna sentire con sincerità che l'unica possibilità è quella di un colloquio che metta tutti quanti di fronte alle proprie responsabilità e che ci faccia vedere qual è la crepa, quali sono le fratture che oggi sono nel corpo del paese. E allora un programma di svolta radicale in una interlocuzione laica sulle cose da fare insieme al Movimento 5 Stelle. Io penso che questo sia per noi il passaggio necessario e obbligato. Sinistra, Ecologia e Libertà, una barchetta dentro una tempesta, credo che riesce comunque a riportare la sinistra nel Parlamento, ma come sempre la sinistra non può essere un ceto separato, ma è soprattutto la capacità di interpretare il bene del paese. Oggi la sinistra deve sollecitare le forze politiche che ne hanno la responsabilità a guadagnare la fiducia della gente che chiede cambiamento. Questo è il nostro dovere morale.